ho iniziato il settore giovanile a Genova, e ho fatto 4 anni a partire dai giovanissimi nazionali, poi dopo sono arrivato in prima squadra dove sono cresciuto molto, tutti i compagni, il mister mi hanno accolto bene, mi hanno aiutato e ho avuto anche la fortuna di conoscere mister Oddo che aveva gli allievi regionali mentre io facevo gli allievi nazionali e quando ho ricevuto la sua chiamata non ci ho pensato 2 volte, ho deciso di venire qui a Pescara. Secondo il mio punto di vista riesco a interpretare meglio il ruolo da metodista, diciamo. Poi nell'evenienza posso anche fare la mezzala di sinistra o di destra, indifferente. C'è concorrenza, ma poi alla fine decide il mister, ci alleniamo tutti bene, il gruppo è coeso e chi merita gioca. Mi sono sempre ispirato a Thiago Motta, ed è il giocatore che più mi piace e tra virgolette mi assomiglia, diciamo. Secondo me, come ha detto il mister, possiamo essere quasi sicuramente tra le prime 8 e giocarci i playoff. Poi la squadra è giovane, stiamo cercando di essere più coesi possibile e poi vediamo l'andazzo. Vivo questa esperienza con entusiasmo, sono felice di essere qui a Pescara, è una piazza che ha sempre fatto bene, che punta alla Serie A, quindi sono felice di essere qui a Pescara. Ah, è un gruppo giovane, ho detto, Gruppo giovane. che ha molta voglia di fare perché tutti vogliono emergere. Sicuramente penso l'anno più importante. Devo cercare di fare il massimo e iniziare a dimostrare quello che ancora non avevo fatto. Ho scelto 17 perché voglio andare contro la scaramanzia, per questo. No, ho iniziato bene come ogni anno facevo, poi sono stato sempre infortuni. Speriamo che quest'anno va tutto bene. Adesso sono nel Pescara, quindi penso a Pescara. La Roma è un passato, comunque lo porto sempre con felicità perché sono stati 10 anni importanti per me, mi hanno fatto crescere. Adesso sono un giocatore del Pescara e voglio dimostrare il mio valore qua.